Nasce una nuova associazione scientifica denominata Avicenna. Tra le sue caratteristiche è quella di voler unire due poli opposti, l'innovazione nel campo per esempio dell'utilizzazione di strumenti digitali e di strumenti di comunicazione legati a questa modalità, innestati però in radici culturali molto solide, in persone esperte in qualche modo in una vecchia cultura medica che però è da riportare in primo piano, vivacizzata e rivitalizzata da questi nuovi strumenti. Uno degli scopi più importanti che ci siamo prefissi è, per esempio, l'implementazione di un modello assistenziale che è quello della telemedicina, cioè significa il monitoraggio domiciliare attraverso sistemi informatici dei pazienti fragili, cioè dei pazienti che non sono autosufficienti o che in ogni caso non hanno la possibilità di muoversi. In questo momento di pandemia, Avicenna si inserisce fortemente, e questo è un concetto che voglio ribadire, con la telemedicina che addirittura è stata normata a livello ministeriale e pertanto vengono meno tutti quei vincoli che prima ci proibivano di essere medici e avere dei pazienti in video. Questa è una cosa importante ed è importantissima anche per raggiungere le zone disagiate, quindi non soltanto per la medicina generale, ma anche per la medicina specialistica.